Quali sono i problemi che si possono avere dopo la chirurgia? Quando si fa una riabilitazione estesa della bocca, questa viene suddivisa in due fasi. La prima fase si fa un'arcata e la seconda fase si fa la seconda arcata. Dopo questo intervento è necessario andare a adottare delle abitudini, andare a adottare un protocollo che ci consente di stare sereni, non avere dolori, non avere fastidi e non avere imprevisti. Il primo step è quello di controllare il sanguinamento. Il chirurgo posiziona dei punti, in genere i pazienti che hanno problemi alla coagulazione hanno necessità di qualche punto in più, quindi andare a fare l'emostasi con pressione, mantenendo dei tamponi dentro la bocca un po' più a lungo e passare un po' più di tempo con noi qua al policlinico in sala d'attesa. Quando poi il sanguinamento è sotto controllo, allora andiamo a accompagnare il paziente all'appartamento che gli è stato assegnato e ci teniamo in contatto 24 ore su 24 grazie al cellulare che noi andiamo a consegnare a ogni paziente. Un nostro collega si occuperà di andare a risolvere il problema che dovesse esserci. Un consiglio che noi diamo a tutti i pazienti è quello di trattenervi almeno 5-6 giorni, se fossero 7 ancora meglio. Non perché l'intervento di per sé dura tanto, ma perché poi in quinta, sesta giornata andiamo a verificare che non ci siano dei punti da aggiungere, dei punti da stringere, oppure andiamo a verificare l'edema, il gonfiore, che tutto sia sotto controllo o che le protesi provvisorie non abbiano bisogno di alcuni ritocchi. Alcuni pazienti per motivi magari di lavoro non hanno la possibilità di stare al policlinico 7 giorni. Noi vi consigliamo, cercate comunque di organizzarvi così l'equipe non ha fretta lavorando e siamo tutti più rilassati e si evitano quelli che sono poi i problemi, le complicazioni. Vediamo cosa bisogna evitare di fare subito dopo la chirurgia. Subito dopo la chirurgia bisogna evitare di sciacquare la zona, di bere alcolici, di fumare, ma anche bere acqua, perché abbiamo comunque una ferita aperta. Sulla ferita aperta immaginiamo di avere la ferita su un braccio, non andiamo a sciacquare la ferita, perché se noi lo facessimo riprenderebbe a sanguinare. Quindi le ferite in bocca hanno necessità di stare calme, senza liquidi che vadano a ristimolare il sanguinamento. Bisogna poi fare attenzione a non mordersi, perché ricordiamoci che l'anestesia in genere può durare fino alle 5 ore. Durante questo periodo, se uno non sta attento, va subito a mangiare, magari con le protesi provvisorie, rischia di farsi male alla lingua, alle guance e se ne accorge dopo. Evitare soprattutto di stare sdraiati sul letto, meglio stare seduti o se proprio vi volete sdraiare, doppio cuscino dietro alla testa, così evita di aumentare la pressione e si evita il rischio che durante la notte riprenda a sanguinare perché la ferita si è aperta a causa dell'alta pressione. Bisogna evitare poi per il primo giorno di andare a lavare la bocca con lo spazzolino. Lo spazzolino si può usare dopo 24-48 ore, altrimenti c'è il rischio ancora una volta di riaprire la ferita. Bisogna invece utilizzare dal giorno successivo il colluttorio. Il colluttorio ha l'azione disinfettante e quindi ci consente di evitare infezioni dopo la chirurgia. Il colluttorio va utilizzato un colluttorio alla clorexidina, allo 0,2%, il policlinico vi dà tutta quella che è la lista dei farmaci da prendere, tra cui anche il colluttorio. Bisogna stare sotto antidolorifici, questo evita al paziente di avvertire dolori e fastidi. In genere 2 giorni sono sufficienti di antidolorifico, mentre ogni 12 ore prendere l'antibiotico. Nella stragrande maggioranza dei casi è l'Augmentin da 1 grammo, quello che viene somministrato, una penicillina ad ampio spettro. Questa va presa per 6-7 giorni, così il paziente sta sotto copertura antibiotica e si evita di avere delle infezioni. Nel caso poi, una volta tornati in Italia, si dovessero avere dei problemi dovuti magari a infiammazione gengivale o a un punto che si è elevato, il consiglio del policlinico è adottare semplicemente
il protocollo in caso di problemi. Noi tutti i pazienti che vanno via dal policlinico gli diamo comunque il protocollo da seguire in caso di problemi. I problemi vanno suddivisi in due categorie, ci sono i problemi semplici da risolvere e quelli invece più complessi da risolvere. Tra quelli semplici, per esempio, ci può essere il sanguinamento, l'apertura della ferita, la perdita di un punto oppure la rottura di un ponte provvisorio. Tra quelli invece più difficili possono esserci, non me ne vengono in mente adesso, problemi difficili possono esserci. Fondamentalmente sono tutti problemi risolvibili comunque in prima fase in Italia. In Italia ricordiamoci che ci sono i pronto soccorsi odontoiatrici, ai quali si può accedere. In caso di sanguinamento viene aggiunto un punto, in caso di perdita di un impianto dentale loro possono provvedere all'estrazione dell'impianto dentale. Nel caso invece di rottura di un ponte provvisorio, un paziente che ha posizionato dei ponti provvisori sopra in plastica, quindi sopra gli impianti dentali, semplicemente si può andare da un qualsiasi dentista e farsi aggiustare ponendo un ferretto all'interno della protesi in resina. È un'operazione che richiede circa 20 minuti, non di più, e pagare la tariffa, insomma il tariffario, quello che è italiano per una riparazione del genere sono circa 100 euro. Sicuramente non conviene prendere l'aereo per fare una riparazione che può fare qualsiasi dentista. Ricordatevi che tutti i dentisti che sono in Europa lavorano ogni giorno su pazienti già curati da altri dentisti. Una cosa che fanno molti dei nostri pazienti quando vanno da un dentista italiano, per esempio, gli dicono: "Guardi, io sto qua in Italia per una settimana, vivo all'estero e mi è successo questo, ovvero che si è rotta la protesina provvisoria, se mi fa il preventivo per aggiustarla, così come torno poi al mio paese posso continuare il lavoro." Nessun dentista si è mai rifiutato di guadagnare 100 euro di riparazione per aggiustare una protesi di un turista. Quindi ricordate che anche i dentisti del vostro paese ogni giorno curano turisti che si trovano per caso in Italia. C'è qualche precauzione da adottare quando si torna in Italia? Sì, semplicemente evitate i traumi sulla zona operata, non andate a mangiare cibi duri perché c'è il rischio di rompere i provvisori. I provvisori sono sempre comunque dei denti in resina, non sono i denti definitivi in ceramica, in metallo o zirconio, sono dei denti che devono durare 3-4 mesi, il tempo che l'osso e le gengive guariscano. Dopodiché quelli si buttano e si mettono i denti definitivi che sono ben più resistenti. Durante quindi questo periodo il consiglio è: cercate di evitare traumi o cibi duri che possono andare a rompere i provvisori. Ci sono poi pazienti che tornano in Italia con provvisorio una dentiera, una protesi mobile. In questo caso, dopo circa 3 settimane, 1 mese, la dentiera che è stata messa subito dopo l'intervento ha una forma che sarà diversa dopo che 1 mese le gengive si sono ritirate, che sono guarite. Che cosa succede? In genere la dentiera inizia a muoversi e il paziente avverte molto fastidio. Tutti i pazienti che hanno la dentiera mobile provvisoria sono avvertiti che dopo 1 mese devono recarsi da un qualsiasi dentista in Italia di fiducia e farla ribasare. 100 euro per ribasare la superiore e 100 per ribasare la inferiore. Qualsiasi dentista fa questo genere di lavoro. Se non trovate un dentista che vi fa questo lavoro, adottate sempre la stessa tecnica. Ditevi che non vivete in Italia, ok? Che state lì giusto per una decina, quindicina di giorni, che avete necessità di ribasare la protesi, se vi possono fare questo lavoro prima che torniate al vostro paese. Siete lì, fingetevi dei turisti dentali nel vostro paese. Questo è quello che fanno molti dei nostri pazienti. Quando questa viene poi fatta ribasare, non si muove più, fa nuovamente effetto ventosa. Quindi se la dentiera, dopo che è tornata in Italia, inizia a muoversi, ricordatevi che dopo 3-4 settimane questa va obbligatoriamente ribasata e va ribasata con il materiale da ribasatura rosa, non quello bianco. Quindi fate attenzione quando ve la ribasano, chiedete che vi facciano una ribasatura con materiale da ribasatura semipermanente. Meglio se un materiale rigido e non morbido.
lo riconoscete quello semipermanente perché è rosa, invece quello provvisorio che viene utilizzato dopo la chirurgia e che hanno alcuni dentisti è bianco fondamentalmente. Quella bianca è una ribasatura che può darvi dei problemi come delle ulcerazioni perché è un materiale molto più ruvido, morbido, è un materiale che non va bene per fare delle ribasature che devono stare in bocca 4 mesi o nel caso abbiate fatto innesti di osso anche 6 mesi. Nel caso ci siano dei problemi, come per esempio la perdita di un impianto, ricordatevi, l'impianto può essere tolto tranquillamente in Italia in un qualsiasi ospedale o pronto soccorso. Si aspettano 30 giorni, 60 giorni meglio, si prenota con calma un biglietto per tornare al policlinico e una volta qua al policlinico, il policlinico rimette un impianto dentale gratis. Semplicemente più largo là dove l'osso è guarito. La perdita di un impianto ci può stare, è normale, specialmente quando andiamo a fare più di 500 impianti dentali al mese. Quindi noi abbiamo già avuto questo genere di situazioni. Ricordatevi che la perdita di un impianto sia nel 2% dei casi. In questo caso si toglie l'impianto, si fa guarire e si rimette nuovamente l'impianto sinché si integra. Non è assolutamente una complicazione insormontabile, anzi si risolve facile. E ricordate che la garanzia non copre i costi dei biglietti aerei. Allora il costo del biglietto aereo rimane tutto a carico del paziente. Quindi quello che noi consigliamo sempre al paziente è risolvete l'emergenza in Italia. Con calma acquistate i biglietti quando costano poco e ci rivediamo qua al policlinico per risolvere l'inconveniente che c'è stato. Dopodiché si torna in Italia e si prosegue poi per i prossimi viaggi che si devono fare per finire poi il lavoro. Ricordatevi poi, in caso di problemi, di contattarmi personalmente su Facebook, io rispondo quasi a tutte le ore, nell'arco di un paio di minuti mi arriva la notifica e io sono qua per assistere tutti i pazienti dopo le cure in caso di problemi. Basta che mi aggiungete su Facebook, cercate SOS Tourist, scritto Tourist come turista in inglese. Sono io, sono Dottor Palmas, mi inviate la richiesta d'amicizia e io sono pronto a darvi assistenza dopo le cure. È importante che ci sia un odontoiatra italiano a dare assistenza dopo le cure perché bisogna capire di che cosa si tratta e farlo a distanza per via chat o telefonica. È difficile se non si parla la stessa lingua. Questi sono i consigli su come comportarsi dopo le cure. Ricordatevi che non ci sono problemi ingestibili, sono tutti problemi quelli che si hanno dopo gli interventi di odontoiatria che sono tranquillamente gestibili. Essere dei professionisti del settore significa sapere quello che può capitare, ma sapere anche gestirli, quindi sapere ciò che bisogna fare. Noi vi assicuriamo che problemi ne abbiamo tutti i giorni, ma li abbiamo sempre tutti risolti. Niente panico, semplicemente contattateci all'assistenza e noi vi guidiamo su quello che è il percorso da fare. Ci vediamo quindi nel caso di problemi qua al policlinico. Ricordatevi che non abbiamo assistenza in Italia perché noi lavoriamo comunque con tutta Europa, non possiamo aprire centri in tutta Europa, a parte che questo non ci consentirebbe poi di fare questi prezzi bassi. Conviene sempre prendere un aereo low cost e fare rientro al centro di produzione dove noi abbiamo eseguito il trattamento. Un saluto da Dottor Palmas e speriamo di non avere problemi, ma comunque anche avendoli siamo qua per risolverli.